Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo di un UPS dedicato alle nostre stufe o caldaie a pellet. Ne avevo uno, avevo l'APC 700 Smart con un'uscita reale di 450 watt. Un mesetto fa circa è passato a miglior vita, si è bruciato e quindi cercavo un'alternativa valida ed economica. Quello l'avevo acquistato usato circa 120 euro. Cercando online ho trovato il Vultec, non so se lo conoscete, non è una marca nota come APC, come può essere APC, però ha delle caratteristiche interessanti, adesso ve ne parlo. Rieccoci sul canale UPS, questo è un 800 watt reali in uscita con onda sinusoidale pura, che è ciò che serve a noi per le nostre caldaie e stufe a pellet e per le pompe soprattutto. Altrimenti, se mettete un UPS normale con onda sinusoidale derivata di quelle approssimate, sentirete che la pompa ogni tanto gracchia, non è proprio il massimo. Vi parlo velocemente delle caratteristiche tecniche di questo UPS. Questo ha una sola batteria 12 volt, quindi dal momento che io avevo, se vi ricordate, due batterie in serie per avere 24 volt sulla PC, su questo, quando terminerà la garanzia, le metterò in parallelo. Quindi utilizzerò sempre due batterie d'auto da 55 ampere una in parallelo per avere 12 volt e il doppio della potenza in uscita. Attualmente, ovviamente, questo ha 2 anni di garanzia. Se vi registrate sul sito Vultec vi danno il terzo anno di garanzia, quindi per 2 o 3 anni non lo posso aprire. Quindi vi dicevo, tanto ve lo mostro anche lateralmente, un UPS classico, nulla di trascendentale, la forma è quella classica, dentro come diceva solo una batteria da 9 A, quindi ha un'uscita in fase di backup di 108 W. Sono pochi, ve lo dico subito. Dopo infatti lo mettiamo alla prova e vediamo quanto dura. Tenete conto che io sotto al massimo ho un assorbimento di 410 W. Prima avevo la PC da 450, come vi dicevo, ed era impiccato quando andava a regime, quando si accendevano tutti gli utilizzatori. Il problema grosso qual è? Il problema grosso è che quando girano le pompe, quindi ho 110 watt di assorbimento, e in quel momento parte la fase di accensione della caldaia pellet, che sono altri 300 watt, in quel momento abbiamo il massimo assorbimento, in quel momento la PC andava in crisi, suonava. Questo a 800 watt non dovrebbe risentire di questo problema, e lo vediamo dopo. Brevemente vi spiego le varie funzionalità del display, alcune le ho trovate veramente utili. Cominciamo da sopra, tensione in ingresso, tensione in uscita. Questo auto è la funzione di riavvio automatico. Succede che se va via la corrente e lui alimenta per qualche minuto e poi si spegne, nel momento in cui ritorna la corrente, lui rifà il reboot, cioè ridà corrente agli utilizzatori. Quindi le pompe ripartono in automatico, è molto importante. Esse è una funzionalità che io ho già trovato settata su questo, ma si può risettare premendo 3 volte il tasto power. È la modalità con cui lui ricarica lentamente la batteria interna, quindi ha una durata maggiore. Normal ci indica che lui sta alimentando con la corrente di rete gli utilizzatori. In questo caso ovviamente non ho nulla, ma se li avessi collegati sarebbe sempre normal. Il bello di questo UPS qui è che lui filtra la corrente in ingresso e la normalizza per l'uscita, quindi ci evita i picchi in alto o in basso di corrente sugli utilizzatori. Quello è molto importante. Quando abbiamo gli utilizzatori collegati e va via la corrente di rete, qui appare la scritta backup, significa che sta lavorando con le batterie. Stato della batteria e stato di carico, che in questo momento è nullo perché non abbiamo nulla collegato. Vediamo sul retro, abbiamo due prese Schuco da 16 A, una presa IEC 13, sempre connessa a terra, l'ingresso, la porta USB, ti danno in dotazione anche un cavetto USB da collegare al PC. Vediamo se questo si usa su un computer, viene comodo anche avere il monitoraggio dei parametri dell'UPS su PC. In questo caso non lo utilizzerò. E qui abbiamo il tasto E con il reset. Dovesse saltare qualcosa, il tasto dobbiamo ripremerlo per riattivarlo manualmente, per armarlo di nuovo. Costo di cotanta bellezza. Questo è il modello più piccolo, è un 800 watt. Esiste anche il 1200 watt puri, che sarebbe il 1500 VA. Questo è il 1000 VA, quindi c'è anche il 1500 VA che costa un po' di più. Dopo vi scrivo in impressioni i costi, i prezzi, perché è successo che io l'ho ordinato su Amazon e l'ho pagato 131 euro.
Dopo che l'ho ordinato è salito a 155 euro, quindi hanno variato subito il prezzo. Ho avuto fortuna a prenderlo a 131 euro. 155 euro comunque per quello che dà, se le esigenze sono medio-basse come le mie, è più che sufficiente perché a meno non trovate quasi nulla con onda sinusoidale pura. Detto questo, allora vi dicevo 131 euro questo, ora 155 euro. Vi scrivo in sovraimpressione poi i costi aggiornati al momento della pubblicazione dell'articolo. Andiamo a metterlo al lavoro e vediamo un po' la durata delle batterie in funzionalità backup. Bene, ho posizionato l'OPS qui nel locale caldaie, se non guardate il casino, ma dovrò poi rimetterci le mani. Non ho ancora collegato il carico, lui è acceso, è collegato al quadro comandi. Ho un interruttore qui a due vie, rete, spento, UPS. Ringrazio Marco per avermelo mandato, lui sa chi è. Ho staccato la corrente, già da un paio di minuti ci sono solo le due pompe accese, quindi sono 110 watt massimi. Ora ci vorrà un po'. Ho segnato l'orario di inizio, adesso senza che vi tedio così, quando finisce il test, vi segno in sovraimpressione i minuti di autonomia così con 110 watt. Lo stato del display è questo, ho fatto una botta di conti, sono quattro tacche, lui mi dovrebbe rilevare, quindi con la prima tacca da 0 a 200 watt circa. Adesso vediamo di scollegare la rete alla 220 dell'Enel e cosa succede. Vediamo cosa succede. Tenete conto che ho le due pompe accese, quindi 110 watt, la caldaia su normale che dovrebbero essere non in fase di accensione altri 100-150 watt, quindi dovrei essere intorno ai 200-250 watt di utilizzo. Sono già su UPS, stacco il generale. Corrente di rete non c'è più, giustamente è in uscita 220 volt. La batteria mi segna già due tacche, una tacca di uscita. Vediamo un attimino. Qui abbiamo le due pompe accese. Questa è quella di ricircolo, questa mi dà 70 watt, questa 40 watt. E questa è la caldaia accesa su normale. Come vi dicevo, su normale, e lei la fase di accensione l'ha già fatta, che è quella che consuma di più, e saranno intorno ai 100-150 watt. La fase di accensione sono 300 watt. Quindi sono curioso di vedere poi in fase di accensione come va. Come vedete, il display, quello della batteria, si è stabilizzato su tre tacche. Ora evito di farvi perdere tempo così. Volevo poi soltanto vedere in fase di accensione la durata e lo vedrò domani mattina. Domani mattina vengo qualche minuto prima dell'accensione, rifaccio il video, il test e così ve lo posso dire in fase di massimo carico quanto dura e se funziona. Ok, sarà un attimo dopo, spegniamo il generale, le due pompe sono accese, è partito l'UPS, eccolo qui, e adesso faccio partire la caldaia dove ho il massimo assorbimento di circa 300 watt. Caldaia è partita, sono curioso anch'io di vedere come funziona perché è la prima volta che faccio questo test con questo UPS, si è accesa la spia backup giustamente. Strano solo che sulla destra ancora non mi rileva il carico, dovremmo essere tra 1 e 2 tacche, probabilmente è un po' lento a misurare il dato. Eccolo lì, siamo a 2 tacche, ora si è spenta quella di sinistra, non so se è un buon segno o meno. Voglio vedere cosa succede prima, se l'accensione della caldaia o lo spegnimento dell'UPS, almeno così lo so, mi regolo e vi posso dare un parere un po' più tecnico, così potete decidere se fa il caso vostro o meno, insomma. Eccolo lì, allora non ce la fa a portare a termine l'accensione, ma bensì ce la fa soltanto nei brevi sbalzi di tensione quando l'assorbimento non prevede l'accensione della caldaia, ma soltanto il suo mantenimento. Se lo porto fino alla fine, ovviamente non sono da solo, c'è la Blacky con me. Curiosa. D'altronde con una sola batteria da 9 A non è che si poteva aspettare chissà cosa. Fatto una botta di conti, ecco qua, infatti sono circa 108 watt. Ristabiliamo linea corrente, comincia la fase di carica, la caldaia è ripartita. Questa è la spia che indica che l'UPS fa il reboot.
in pratica riaccende i dispositivi adesso collegati nel momento in cui torna la corrente di rete, e questa comunque è una cosa buona. La caldaia è ripartita adesso, infatti. Bene, valutate voi se può fare a caso vostro o meno un UPS del genere. Vi ripeto, non è a PC, però la PC costa circa il doppio. Magari ha qualcosa in più di potenza, ovviamente, ma il mio scopo era quello poi di collegarvi le due batterie della macchina, cosa che farò fra un paio d'anni quando scadrà la garanzia, o fra 3 anni se mi riconoscono il terzo anno. Nel frattempo lo terrò così e vedo un po' se fa al caso mio o meno, se no me ne frego della garanzia, tiro fuori 2 fili e attacco le batterie della macchina e ho risolto ogni problema. Che metterò ovviamente in parallelo per avere 12 volt, questo funziona 12 volt, avendo una sola batteria. Bene, il video spero che vi sia stato utile in qualche modo per capire se questo UPS fa il caso vostro. Parliamo di 150 euro, io a meno non ho trovato con onda sinusoidale pura, non prendetela con onda sinusoidale approssimata perché veramente fate danni ai dispositivi elettronici. Grazie per essere stati con me, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.